Il tanto atteso giorno del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea è arrivato. Giorno significativo, indecisione ancora molto elevata. Gli ultimi sondaggi vedono un leggero vantaggio per il Brexit, ma si sta parlando veramente di pochissimi punti percentuali di scarto. Gli allibratori, dunque gli scommettitori, invece non hanno dubbi a vincere, sarà la permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Questo il tema del giorno. In questa giornata, tuttavia, non si può dimenticare Jo Cox, la deputata uccisa nella scorsa settimana proprio per la sua vicinanza al fronte del Remain. Carlo Alberto De Casa, sei capo di Active Trades Italia e sei il responsabile anche della ricerca e degli analisti. Voi, come avete una sede qua vicina, tu abiti anche qui vicino, diciamo che l'uccisione di Jo Cox è stata molto importante, direi va ricordata. Sì, senz'altro hai usato le parole corrette, è stata importante, cioè ha mosso in qualche modo la campagna elettorale, anche se ovviamente in questo giorno quello che vogliamo fare è un ricordo commosso di questa mamma di due bambini di 3-5 anni che non c'è più, abitava nella casa alle nostre spalle in una barca che vedete piena di fiori, quindi al di là di tutto penso sia giusto fermarci un attimo in questa campagna che spesso ha avuto toni accesi e anche ricordare Jo Cox, appunto.